Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Quella che vi mostro oggi è una delle camere 360 migliori che abbia mai provato, ovvero la Madventure 360, che sarebbe la Xiaomi Mi Sphere, però rielaborata dal team Madv e commercializzata al di fuori della Cina. Innanzitutto voglio ringraziare Nathan della madv360.co.uk per avermela mandata e per avermela fatta provare, ovviamente link in descrizione per andare sul loro sito. Questa camera è fantastica ed è bellissima, e io non mi sono vestito arancione senza motivo, eh? L'arancione fluo è veramente figo, è veramente appariscente, quindi è praticamente impossibile passare inosservati se si registra con questa camera in, diciamo, luoghi pubblici. Ma iniziamo con un po' di dettagli tecnici. 12 megapixel per sensore per un totale di 24, che permette di scattare foto a 6912x3456, praticamente 7K. GoPro impara. E i video in 4K commerciale a circa 55 Mbps, occupando circa 400 MB al minuto. Ogni foto pesa circa 10 MB in JPEG, ma questa camera dà la possibilità di scattare anche in RAW, quindi i file sono ovviamente di dimensione maggiore, però c'è una maggiore possibilità di personalizzazione e di editing. Ma anche in automatico le foto sono veramente ottime, la saturazione è molto buona, non è eccessiva, lo stitching è molto buono, la nitidezza va bene pure, insomma lo shooting anche in automatico va molto bene. Per chi vuole iniziare a creare contenuti a 360 di livello medio-alto, credo che la Madventure 360 sia una delle scelte più valide da considerare. L'audio purtroppo è un po', diciamo, scadente. A me personalmente non è piaciuto perché durante i video l'audio sembra essere registrato da una radiolina. Vi faccio sentire. E io considererei l'acquisto di questa camera soprattutto perché è figa. È figa non solo esteticamente, ha delle ottime feature, tra cui le foto in 7K, tra cui video in 4K. Non è che faccia schifo, è che non è così chiaro, non è così reale come sarebbe potuto essere. Ma torniamo un attimo a parlare del file RAW, perché mi stavo quasi dimenticando una cosa. Sì, sono molto utile per avere immagini qualitativamente migliori, però non è così semplice lavorarci. Per chi ha la possibilità di trasferire il tutto con il cavo sul PC o sullo smartphone, basta collegare il tutto e fare copia e incolla. Ma se non c'è un cavo a disposizione e ci serve avere il file RAW sullo smartphone per magari fare subito l'editing con Lightroom o qualsiasi altra applicazione, l'app di Madventure 360 non lo consente, perché consente di trasferire solamente JPEG e i video, e a proposito, quando si scatta in RAW viene salvata anche un'immagine JPEG, quindi per questo non ci sono problemi. Ma meno male che la Madventure usa un processore Ambarella che è raggiungibile attraverso un indirizzo IP, quindi se ci servono i file RAW, basta andare sul browser anche mobile, avendo la camera collegata in wifi, scrivere un indirizzo IP, entrare nel processore Ambarella e quindi avere accesso alla memoria e poter trasferire tutto quello che ci serve. Volete sapere qual è questo indirizzo IP? Ve lo lascio in descrizione, altrimenti so che voi stronzi non la leggerete mai. L'altro metodo è usare l'app Mi Sphere Transfer, che permette però di trasferire l'intera cartella e non il singolo file, quindi se in quel giorno avete scattato 10 foto vi trasferirà tutti i 10 file RAW invece di selezionare il file singolo. L'altro problema è che una volta editato il file RAW, e quindi una volta che si ottiene un'immagine JPEG, l'unico modo per fare un ottimo stitching di quell'immagine è usare Mi Sphere Converter, che però costa 15 euro. È stata creata da uno sviluppatore di terze parti, lo stitching è ottimo, quest'app permette anche di correggere l'orientamento ed eventuale l'orizzonte, però costa 15 euro. La cosa buona è che Mi Sphere Converter usa uno stitching ottico, quindi lo stitching è qualitativamente migliore. Quindi se si fa lo stitching della stessa immagine usando l'app di Madventure 360 ufficiale e l'app Mi Sphere Converter, è possibile che usando Mi Sphere Converter lo stitching sia migliore. In ogni caso, un'alternativa per fare lo stitching su PC è usare per esempio programmi come PTGui, che in ogni caso sono a pagamento. Comunque, per i video e per le foto normali c'è anche l'app desktop Madventure 360, con cui si può fare lo stitching tranquillamente usando il PC senza sforzare il telefono. In termini di micro SD, questa camera è molto esigente. Infatti, se si usa una micro SD lenta, la camera non potrà scrivere video ad alto bitrate. Io infatti ho dovuto usare la Samsung Evo Plus da 90 MB al secondo, se non ricordo male, link in descrizione comunque se volete comprarla. E una nota negativa è che se avete il telefono collegato alla camera e state usando un SD lenta
cercando di scrivere video ad alto bitrate, l'avviso per l'impossibilità di continuare a registrare questo video vi arriva circa un minuto e mezzo del video stesso. Nel senso, voi iniziate a registrare a 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, esce l'avviso e questo avviso stoppa la registrazione. Questa è una nota molto negativa perché semplicemente l'avviso poteva essere fatto prima invece di interrompere la registrazione. Infatti io registravo 1 minuto e mezzo, si interrompeva per l'avviso e poi riprendeva dopo l'avviso un bitrate ovviamente più basso. Però perdevo tipo 30-40 secondi di video e mi ha dato parecchio fastidio. Quindi, MadVenture, se mi state ascoltando, per la prossima volta magari avvisate prima l'utente, prima che inizi il video, e poi fate in modo che si registri di continuo senza così perdere pezzi di video. E un'altra cosa che cambierei sono i suoni della camera. Cioè, vi faccio sentire. Questa cosa, questi suoni sono orribili. Questa è una roba in stile anni 80 e non è propriamente adatto soprattutto a una camera così figa. I suoni della camera, cioè queste sono piccolezze alla fine, sono pochi dettagli, però sono molto brutti i suoni di questa camera. Quindi spero che nella prossima versione ci sarà un miglioramento, per esempio come i suoni delle Gear 360 che sono veramente fantastici. Questo da cambiare. E le note negative finiscono qui, perché per tutto il resto questa camera è fantastica. Forma e colori. Il colore arancione fluo è veramente figo, è appariscente, quindi tutti quanti ti guarderanno mentre registrai con questa camera, però è veramente bello e soprattutto la forma è veramente finissima, è più fine del mio dito e quindi è molto comodo portare questa camera in tasca, cosa che non è con per esempio la Samsung Gear che sembra quasi una granata. E in più c'è in basso, come avrete visto nell'unboxing, l'attacco a vite per i cavalletti. GoPro. Questa è una cosa molto comoda perché si può attaccare la camera ovunque. E questa camera, essendo molto buona, facendo le foto in 7K, è molto buona anche per esempio, dei virtual tours. E quindi, avendo l'attacco direttamente in basso, si può attaccare senza usare altri gadget, per esempio un treppiede, per esempio al monopod della Manfrotto, e quindi è molto comodo. Nella confezione della MadVenture, tra l'altro, c'è anche il selfie stick con tanto di pulsante per scattare foto e video senza usare il telefono. Io purtroppo l'ho usato pochissimo perché non ho scattato più di tanto con i selfie stick, non che io abbia avuto molto tempo per provare questa camera, però per chi si fa i selfie a 360 questa cosa può essere molto comoda. E inoltre è IP67, quindi praticamente impermeabile all'acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti, se non ricordo male. Insomma, la MadVenture 360 è probabilmente la camera 360 Only One migliore in circolazione nel campo consumer, non perché offre il massimo assoluto, ma perché offre contenuti di alta qualità ed è molto semplice lavorarci su. È inutile avere il top del top e poi non poterci lavorare. GoPro. E comunque il 7K delle foto è la risoluzione più alta dopo la Gear 360 2016 che ci sia in circolazione, è più alta versione della GoPro e costa la metà. Ed avendo anche i file RAW, molte volte è anche meglio perché ci si può lavorare, si può ottenere una qualità superiore. E quindi la consiglio, ovvio, questa è la camera migliore che un utente consumer possa comprare in questo momento. E tra l'altro il venditore di Amazon Italia della MadVenture 360 è sempre Mad360 UK, che è lo stesso che mi ha mandato la camera per fare i test. Che twist! E quindi il venditore di fiducia, il prezzo è ottimo, io non aspetterei a comprarla. Il rivenditore, come vi dicevo, è di fiducia e quindi se comprate questa camera su Amazon, lasciategli un messaggio con scritto Alchimista sends you best regards, giusto per fargli sapere che vi mando io. Ovviamente non è una cosa obbligatoria, però sarebbe figo. Quindi, links in descrizione per tutto. Se qualcuno ancora non si è iscritto, prego, clicchi quel pulsante subscribe e non faccia il timido. Come al solito, commentate. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo.